questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida è chiamarla l'ultima, non sparire, chiama, 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 è una cosa che si impara e non sarà mai domenica senza una frase poetica, gridala tutta la notte, tutta la notte. Se mi togli anche l'ultima, ultima, se mi togli anche l'unica, unica ora di sonno da questa notte. Scusi, nome? Sì, Annalisa. Annalisa, e sì. Poi? Annalisa, Annalisa, stavo cantando, sono io. Annalisa, Annalisa, sì. Ce l'ho, prego, può entrare. Grazie. Forse non mi sento più sola, sola, oh, anche quando mi sveglio da sola, ora, oh, sembra il sole ma è la luna piena che brucia la schiena di una ragazza sola, sola, che forse non si sente più sola. Forse non potete rimanere qua tutto il tempo che volete. Rimangono? Rimanete? Sono bravi. Andate. Vedi quanto no, sono bravi. No, no, i professionisti fanno così. Così si fa. Finché nessuno gli dà il 5, 6, 7, 8. Olè. Vai! Eccoli qua, così. Bene, bene, grazie ragazzi. Annalisa. Eccoci. Bentornata, bentornata. Prego, prego, grazie. Prego. Accomodati. Com'è andata? Beh, bellissimo. Bene. Io ogni volta che ti sento cantare sto ad un bene. Davvero? Bello, bello. Bello. Sì, ti ringrazio sì, sì, sì. Tanto. Mi piace. Mi piace sempre molto. Allora, ne stavamo parlando prima velocemente dietro le quinte, stavamo cercando di fare un piccolo calcolo temporale. Ci siamo visti un anno fa e quello che possiamo dire dopo un anno dall'ultima tua ospitata qui è che Tinder funziona. Pazzesco, hai visto? Quando è stata da noi l'anno scorso era single, l'abbiamo iscritta a Tinder, oggi è una donna sposata, quindi in un anno è andata alla grande. Tutto merito tuo, pazzesco. Solo il tempo lo dirà, se è veramente merito mio, ma noi ti auguriamo il bene. Dai, speriamo di sì. No, certo, per certo, adesso. Certo. Però poi sul matrimonio ci torniamo dopo. Intanto volevo parlare della musica perché è bellissima, ha fatto 4 dischi di platino. Incredibile, eh? Dove bravo. Grazie. Dove li tieni? Allora, dove li tengo? Allora, intanto questi precisamente 4 dischi di platino ancora non mi sono arrivati fisicamente, li dobbiamo richiedere perché funziona così. Comunque ho... Come funziona? Li porta un corriere, li devi andare a ritirare tu da qualche parte? No, c'è la casa discografica che devi richiederli alla FIMI, la casa discografica, o tu insomma, in maniera che loro ti mandino proprio l'ufficiale, quello giusto, quello, non è che te lo puoi stampare tu per i fatti tuoi. Certo, no, chiaro, deve essere quello. Deve essere ufficiale. Arriva lì, foto di rito con tutti quelli della casa discografica. Sì. Anche quelli che magari prima non ti parlavano, però quando arriva il disco di platino si mettono tutti lì. Vabbè, ma... Però ci sta, ci sta. Tutti sul carro, si tutti fa sul squadra, carro. Si fa squadra, si fa squadra. Alla grande, tutti va sul carro. Va bene così. E niente, la verità è che io li ho appoggiati per adesso a casa mia a Milano, contro il muro, nell'attesa di appenderli tutti bene, belli, dritti, e dedicargli di moda, un bello però, no? Spazio. Lì contro il muro va di moda, cioè appoggiati così con un po' di disinteresse, come per dire sì, certo, ce li ho, sì, ma non ce li ho, ma esatto, lì. Sì, sono però lì. Guarda, esatto. Sono lì, ci sono. Ma, no, non so se ti ha fatto più piacere come certificazione del grandissimo successo che hai avuto quest'anno, i 4 dischi di platino o il fatto che Cirilli e Paolo Antoni abbiano fatto l'imitazione tua a tale quale, perché sono le due cose che ti mettono un timbro, diciamo. Abbiamo il video, io ecco. Sono d'accordo con te, guarda, eccolo qua. Ecco. Cirilli e Fede, Paolo Antoni e Annalisa, non so J-Ax chi sia. Bellissime gambe anche lui.
Complimenti. Bellissimo, sì. Tra le altre cose mandiamo un saluto anche al grande Carlo Conti, venerdì su Rai 1, insomma, tale quale, è un appuntamento fisso per tutti. L'hai visto in diretta? Cioè, sono cose che vedi, te le mandano i fan? Allora, lo sai prima? Lo sapevo prima perché avevo visto sui vari social che sarebbe accaduta, sì, questa cosa, però finché non ho proprio poi ricevuto le conferme, non ci credevo fino all'ultimo. Perché tra l'altro stessa sera c'è stata anche Mon Amour, cioè non c'era solo Disco Paradise. Chi l'ha fatta? L'ha fatta la Lamborghini. Ah! E quindi niente, c'era la doppia, quindi fino all'ultimo non ci credevo, ho detto vabbè, ma addirittura due imitazioni di una sera, beh, ma è... con capelli diversi, è... incredibile, era, cioè, il metaverso. È quello che ti dicevo prima, è la certificazione del successo. Poi in realtà è stata una canzone che tra i social, la viralità, le radio, la strapassata, al Gay Pride quest'anno era stata una degli inni, forse abbiamo un filmato anche di questo, c'è Ellie Schlein che canta al Gay Pride Mon Amour. Ti ha fatto piacere? Beh, immagino, sì, dai, sì. Grande, sì, gioia, sì, sì. Io sono molto orgogliosa, insomma, che le mie canzoni acquistino una vita propria e diventino importanti, no? Magari, non lo so. Ti piacerebbe magari far la madrina l'anno prossimo? Sì, tutta la vita, lo facciamo insieme. Allora, io ci ho provato già anche l'anno scorso, ho provato a salire sul carro di Paola e Chiara. Ok. Loro le hanno chiamate, a me no. Ci riprovo quest'anno sul tuo. Facciamo, okay, un appello. Facciamo madrina 1, madrina 2. Sì. E andiamo insieme. Sì. Facciamo questa cosa insieme. Chiamateci, mi raccomando, siamo qua pronti. Sì, noi ci siamo. Siamo noi ci qua. Siamo. Siamo qua pronti e non vediamo l'ora. Volevo chiederti, quando si raggiunge un livello come questo, volevo chiederti come hai vissuto la rincorsa che è servita per arrivarci, no? Cioè, tu sei in giro da tanto tempo, hai fatto la gavetta, poi hai avuto una bella esplosione, però questo credo sia il livello più alto per adesso della tua carriera. Sì, senza dubbio. Che cosa ti ricordi degli anni in cui hai lavorato per arrivare fin qua? Allora, diciamo che mi ricordo ovviamente tanto, no? Mi ricordo la sensazione sicuramente di cercare di pensare sempre a qualcosa di nuovo, no? Ogni volta che parti con un progetto, con un disco, con un'idea, è un nuovo viaggio, no? E quindi questa sensazione di continua ricerca, continuo tentativo di migliorarsi è una cosa che ha sempre fatto parte del mio percorso, lo fa anche adesso, fa anche adesso parte del mio percorso e ci tengo a conservarla quella cosa lì, perché è vero che adesso è un momento molto bello, però non bisogna star tranquilli, no? No, certo, non bisogna, certo, rilassarsi, certo. Ecco, no, per no. Come non, dicono, non bisogna montarsi mai la testa. Come dicono quelli che hanno raggiunto il successo, io infatti lo dico per sentito dire, è lì il momento difficile, quando, no? Che sono d'accordissimo, devi stare perché lì. Sì. Non devi mollare. Devi stare lì. Hai anche fatto un bellissimo disco, anche proprio dal punto di vista grafico. Anche questa sera, grazie, anche quello di Tedu è bellissimo. Dopo ve lo faremo vedere. E poi siamo finiti nel Vortice, che dal punto di vista fisico, il Vortice è... Tu che sei laureata in... Io che sono, sì, sono laureata in fisica tanto, sì, tempo fa, però, a beh, mia però, discolpa, dico che sono passati tanti anni, ragazzi. È vero. Annalisa, però... la fisica è come il successo, non devi mai sentirti arrivata. Hai anche ragione, nella fisica. Devi sempre, sempre continuare. Non c'è mai pace, esatto. Cos'è un vortice? Ma allora, tecnicamente? Tecnicamente un vortice è una cosa che, insomma, poi è che, segni lo fai. Hai capito? Che ti porta, che gira, che ti porta verso il centro, no? Verso, non lo so. Però per evitare di dire delle sciocchezze scientifiche, volevo invece raccontarti che cosa vuol dire in questo disco. Sì. Sono i saliscendi della vita, no? E quindi io mi immagino i vari progetti che ricominciano, le fasi della vita, come continui cerchi che si ripetono all'interno di questo vortice. È più filosofico che fisico. Sì, è più emozionale, è un vortice emozionale. Un vortice emozionale. Sì, posso, dai, fare un'altra domanda sulla fisica? Sì. L'hai visto Oppenheimer? Sì. L'hai capito? Beh, allora, il senso generale l'ho capito. Sì. Poi se dobbiamo andare proprio nel dettaglio, per carità, però... non montiamoci la testa. Esatto. Ho letto qualche giornale che ti ha definito... I due grandi film di quest'anno sono stati Barbie e Oppenheimer. Ho letto qualche giornale che ti ha definito il perfetto mix tra Barbie e Oppenheimer. Vabbè, ragazzi, questo è un complimento. È una figata, no? Ragazzi, cioè, vuol dire che sei nel momento. È un complimento, sei nel momento. Meraviglioso. Sì, non avrei, sì, potuto ambire a niente di meglio nella mia vita. Ah, quest'anno forse abbiamo la linea per il telefono. Pronto? Tra poco quanto? Oddio.
Ah, ok, va bene. Dobbiamo quasi andare in pubblicità, ma tra poco, tra poco. Quest'anno abbiamo il telefono così, no, mi sembra di essere quello al TG. Sì, dalla regia ci dicono che tra poco dobbiamo mettere. No, allora guarda, per rimanere su Barbie saresti Barbie Forum tra poco, perché c'è una Barbie data importante Forum. Al Forum il 4 novembre. 4 novembre, non vedo l'ora, sono qua, le prese con tutti i preparativi, i dettagli. Ma lo dico senza vergogna. Sì. Sono agitatissima. Saresti pazza a non esserlo, certo. Solito vieni assolutamente certo solito poi rimedio l'anno prossimo, ragazzi, qua è un delirio, no, cioè qua non ci si ferma mai. Adesso il solito rimedio che conosciamo, grappino per stemperare la tensione, quella roba lì, uscirà fuori dal cilindro un grappino prima di salire, sì. Però poi vedrai camerino, che andrà andrà benissimo. Allora, abbiamo detto prima, parleremo poi della vita da matrimonio, ci fermiamo per un attimo, però parliamo poi velocemente con Annalisa della sua nuova vita da donna sposata, soprattutto perché Annalisa si è dimenticata di fare una cosa che si fa di solito alla prima notte di nozze. Ha detto che si è dimenticata, okay. E dopo la pubblicità vi diremo che cos'è e vi dirò di più, la faremo qui, io e lei, davanti a tutti. Ci vediamo tra poco con Annalisa, stasera c'è Cattelan.